Non ci posso credere. Ma salve, come va? Io voglio sapere chi è il malato che ha creato questa roba. È fuori di testa. Ciao, io sono Pogodoggo e benvenuti in questo nuovissimo video di Subnautica. Voi vi starete chiedendo: Poggo, ma perché Subnautica? Ragazzi, ho distrutto il gioco installando delle mod assurde. Ho praticamente cambiato tutti i pesci, tutti i mostri marini. È tutto completamente nuovo. Una roba fuori di testa. Non voglio farvi spoiler troppo grossi, ma vi dico solo che ci saranno dei personaggi che voi amate molto e soprattutto vedrete delle robe veramente particolari. Io ancora non ci credo, ste mod non hanno senso. E poi abbiamo creato il sottomarino di Pogodoggo, il Poggomarino. Come sempre in descrizione vi lascio il link di Instagram. Tra l'altro, una volta arrivati a 10.000 follower, siamo a 5.000, quindi non manca tantissimo, vi tirò fuori una roba che voi non avete neanche idea. Vi dico solo che non sarà un video, ma sarà una roba che voi potrete toccare. Che detto così suona un po' male. Però dettagli. In descrizione come sempre trovate anche i link di Reddit, Discord e TikTok se volete andare a lasciare un followino anche lì. E ovviamente se il video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione e buona immersione. Benvenuti su Subnautica, ma distrutto dalle mod. Vi dico solo che tutti i pesci, mostri marini e le bestie di Satana adesso sono cambiati. Li ho sostituiti dal primo all'ultimo. Oggi quindi Capitan Pogodoggo andrà a scoprire queste nuove specie marine. Ho molta paura. Alcune sono veramente ma veramente strane. Ma buongiorno mondo. Come va? Iniziano i primi problemi. Perché ci sono le perché ci sono le super chicche? Credo di averlo davvero completamente rotto. Cosa sta succedendo? Ma tutto ciò è fantastico. Perché lì c'è pacco? Ma perché? Ragazzi, considerate che alcuni pesci non so realmente con quali personaggi siano stati sostituiti. Quindi adesso li andremo a scoprire tutti. Pac-Man, come stai? No vabbè, sta roba è fuori di testa. Cioè, ho sostituito tutti i pesci. C'è Peter Griffin. No vabbè, questa roba è bellissima. Ci sono anche le teste dei personaggi di Roblox che fanno oddio, Peter Griffin. No vabbè, non ci posso credere. Ma salve, come va? Io voglio sapere chi è il malato che ha creato questa roba. È fuori di testa. Guarda quanti Peter Griffin ci sono qui. Oddio, ma quello è Steve di Minecraft. No vabbè, sinceramente vedendo un attimo la situazione ho paura di sapere con cosa abbiano sostituito il Reaper Leviathan, il Ghost Leviathan. Mi scusi, ma io stavo parlando. Ma cos'è sta roba? Ma cosa sei tu? Ragazzi, ho preso in mano Pac-Man. Tutto ciò è sbagliato. Non volevo, adesso ti libero. Nuota, piccolo Pac-Man. Tutto bene, signor Griffin? Ma che problema hanno questi pesci Griffin? Tra l'altro si è fatto tutto buio e la cosa mi sta mettendo un sacco di ansia. Ma lì c'è la nonnina di Titti. Oh mio Dio, è pieno di nonnine di Titti. Signor Griffin, ma cosa sta combinando lì? Ma ci diamo una calmata? Madonna, ma sto pianeta è sempre stato così vicino. Sarà che non gioca a Subnautica da un po', ma mi mette ansia. Tra un po' si schianta sulla Terra. Si è fatto finalmente giorno ed è il momento di avvicinarci all'aurora, perché lì incontreremo il primo Leviatano. E sinceramente ho un po' paura di vedere cosa è diventato. Oddio, una caverna piena di zenzi. L'omino di pan di zenzero di Shrek. Ma che figata. Ma è bellissimo. Ne voglio uno. Vieni qua. Credo si sia leggermente buggato. La mia mano è completamente distrutta. Ma posso mangiarlo in qualche modo? O devo per forza cuocerlo? Mi dispiace, omino di pan di zenzero, ma ho fame. Ci stiamo addentrando in acque pericolose. Oh mio Dio! Non mi dire che quello è il Leviatano. Ti prego, non dirmi che il Leviatano è stato sostituito con Shrek. No vabbè, questa è la cosa più bella del mondo. O anche la più creepy. Dipende dai punti di vista. Ma è gigantesco. Ma quanti ce ne sono? Salve. It was at this moment that he knew he fucked up. Aia, aia, no. Credo mi abbia preso. Aiuto, ho bisogno di una mano. Oh mio Dio. Ma è enorme. Che ansia. Ma poi è fatto benissimo.
Chi ha creato questa mod si è proprio impegnato. No, stai lontano, mi metti ansia. No, mi sta caricando. Shrek, stai buono. Mamma mia, sei brutto. Mi lasci parlare? Ti stavo anche facendo i complimenti. Comunque dicevo, chi ha creato questa mod? Cioè, si è proprio impegnato per fare il modello di Shrek. Madonna mia, ti devi allontanare. Ho capito che Shrek è vita, Shrek è amore, ma qui stiamo esagerando. Lasciami. Ragazzi, devo aggiungere altro? No, davvero. Penso che questa roba si commenti da sola. Non ci posso credere. Ma sono giganteschi. Ma è la cosa più bella del mondo. Ti prego. Quanti ce ne sono? Vabbè ragazzi, io non ho parole. Posso salirci sopra? Oh mio Dio, posso entrarci dentro? No, magari no. Magari la prossima volta. Salve signor Yoda, come va la vita? Tutto bene? Ma quello è Superman? Ma cosa sta succedendo qui? Perché c'è Superman? Uccidi tutti quei Big Chungus, per favore. Vabbè ragazzi, però che ansia. Ste robe sono gigantesche. Oddio, ma c'è Gary di SpongeBob. Ciao, vuoi dirmi qualcosa? Tranquilla, sono qui per salvarti. Certo che questa mod è completamente fuori di testa. Chi l'ha creata è un genio del male. O del mare, visto che siamo su Subnautica. Avete capito la battuta? Vabbè, lasciamo perdere. Mi sono armato a dovere. È il momento di esplorare dei territori ancora più pericolosi di questi. Andiamo. Prima di tutto dobbiamo trovare un luogo decente dove costruire il sottomarino, il ciclope. Grazie al ciclope poi potremo esplorare le zone più pericolose di questi fondali marini. Non vedo l'ora di scoprire quali altre creature vivono qui sotto. Ciao Steve. Come va? Ma Steve! No! Ha ammazzato Gary la lumachina! Maledetto! Come ti permetti? Oh mio Dio, non dirmi che quello è un Enderman! Che ansia! Poi qui è tutto buio! Guardatelo! Comunque, raga, è fatto benissimo! Non volevo... Oh mio Dio! Oh mio Dio, si teletrasporta anche! Funziona proprio come quello su Minecraft! Ma che ansia! Aiuto! Per favore, ho bisogno della luce del sole! Mi sto cacando sotto! È la Madonna, ma quanto è grosso! Non me lo ricordavo grande quanto una nave aliena. Sono sulla mia nave. Adesso mi sento davvero Capitan Pogodog e la Madonna. Ma che è Spider-Man? Nome del sottomarino. Pogomarino. Perfetto. No vabbè ragazzi, ma che figata. Esce la scritta sul sottomarino. Il Pogomarino. Tutto ciò è stupendo. Io non ho bisogno di un sottomarino. Io ho bisogno di un robot. È il momento di dominare gli abissi. Adesso potrò dare i pugni nei denti a tutti i pesci del mondo. Sì. Oddio, ci sono anche i ragni di Minecraft. Muori, maledetto. Ti prendo a cazzotti. E adesso chi è il più forte? Io sono il dominatore degli oceani. Tu sei solo uno stupido ragno. Sbaglio o quello è il trenino Thomas? No, vabbè, hanno messo anche il trenino Thomas. Aiuto. No. Oh, calmati. Mi sta caricando. Mi mette ansia. Aiuto. Devo scappare dal trenino Thomas. Perché c'è una spada di diamante di Minecraft fluttuante? Ma che problema mi avete? Ma scusa, ma what the fuck? Sto tipo scendendo all'inferno. Dove sto andando? Oh mio Dio, ma è Rick di Rick e Morty, ma è enorme. Mi sono cacato addosso. È gigantesco. Questo supera tutte le mie aspettative. Finalmente lo incontro di persona. Io sono un suo grande fan. Però adesso, se non le dispiace, devo andare. Alla prossima. Ma quello è Steelix, il Pokémon? Ma è bellissimo. Bellissimo! È stupendo! E lì ci sono i maialini di Minecraft! Ovviamente abbiamo trovato Rick, non poteva assolutamente mancare Morty. Ma quello è un Teletubbies! Questa mod non ha senso di esistere! Ma soprattutto per il Teletubbies che sta nuotando davanti a noi! Ragazzi, cosa stanno vedendo i miei occhi? Ci sono tipo 4 creeper! Il Teletubbies rosso! Cosa sta succedendo qui? Il delirio! Ma questi sono dei gattini? Ma... No, vabbè... Io non so più cosa dire. Ma quello è Bowser. Ma è gigantesco. Ma che ansia. Oh sì. Era proprio qui che volevo venire. Salve signor Bowser. Io vado un attimo da quella parte.
è appena entrato nel muro. Lasciamo perdere. Voi non siete pronti a quello che sta per arrivare ora. Voi non siete minimamente pronti. Ci siamo. Ragazzi, sono emozionato. Sto per farvi vedere la cosa più stupida di questo mondo. Sono pronto. Sono carichissimo. Ecco, era proprio lui che stavo aspettando. Ragazzi, c'è Thanos con l'armatura, il guanto dell'infinito. Io non ho parole. Guardate che figata. Tutto ciò non ha senso, ma è la cosa più bella del mondo. È fatto benissimo. Adesso nuotiamo con Thanos. Thanos, dove stai andando? Aspettami. Ragazzi, io devo inseguire Thanos. Devo distruggere il mondo, schioccare le dita, quelle cose lì. Al prossimo video!